War Vegan Day 2017, siamo qua in una bellissima giornata, 1° novembre, il sole ci assiste e ovviamente siamo in compagnia di tutti gli animali, di tutti gli ospiti che sono qui oggi e che dire, venite a visitare l'oasi, abbiamo bisogno di visite, abbiamo bisogno di sostegno per quest'oasi, oggi è un giorno speciale, facciamo festa! Siamo una famiglia che segue un regime d'alimentazione a base vegetale e ne siamo oltre che contenti e fieri, orgogliosi perché l'abbiamo anche passato a nostra figlia. Ovviamente abbiamo chiesto consiglio a chi ne sa più di noi, che ci ha insegnato come conoscere i cibi, quello che contengono, come accoppiarli, come svezzare la bambina dopo i 6 mesi di vita, con un'alimentazione solo esclusivamente a base vegetale, quindi siamo qui perché questa è diventata un po' una piccola realtà che ci accompagna in una filosofia di vita che in città è raro trovare. Consiglio a tante mamme di venire a passare una splendida giornata in mezzo agli animali piuttosto che andare magari nei centri commerciali dove non vedono nulla. Qui si può stare a contatto con gli animali, vivere pienamente una giornata insieme a loro. Gli animali, che sono di tante specie diverse in un unico posto, ci insegnano proprio che la convivenza, anche se ci sono dei bisogni che sono diversi, è possibile e loro ce lo dimostrano semplicemente stando insieme qui nello stesso posto. E quindi venite! Ma che succede lì? Tutta questa gente? Ma che c'è? Formaggi? Oh, ma oggi è il vegan day, vergogna, vergogna! No, questi sono i formaggi vegani di Giulia, i formaggi di dall'albero, Giulia Dentice. E li possiamo assaggiare tutti? Pazzesco, buonissimo! Diciamo, abbiamo applicato le tecniche dei casati a delle basi vegetali completamente naturali. Questo è formaggio di mucca! No, lo facciamo una crema di anacardi o in questo caso con latte di mandorle. Un'esperienza meravigliosa, siamo venuti qui oggi, sono venuta con il cuore e veramente sono stata felicissima di esserci. Abbiamo mangiato in mezzo a tutti gli animali, qui vedete dei maialini, delle caprette, delle oche, cani, tutti intorno a noi proprio per celebrare questo giorno meraviglioso, per essere tutti insieme, come dico anche nel mio libro Pigasus e il pianeta Vegamo, siamo qui riuniti perché siamo tutti esseri enti, tutti esseri senzienti, tutti insieme dove mangiamo insieme, siamo nella stessa tavola, non che qualcuno mangia qualcun altro. Quindi oggi naturalmente abbiamo mangiato tutto cibo a base vegetale, nessun tipo di altro cibo. Se vogliamo cambiare questo mondo, pensiamo quanto sia realmente importante. Lo è per la nostra salute, ormai ci sono delle prove scientifiche e anzi sappiamo benissimo che alcuni tipi di cibo, per esempio le carni lavorate, sono considerate cancerogene e sono messe nel livello 1, nella parte insieme al fumo. Non è che si tratti di cose così campate in aria, l'hanno detto, è scritto, lo troviamo come dato scientifico. E se qualcuno veramente ha un cuore, dovrebbe anche un po' chiedersi come fai a mangiare qualcuno che ti guarda. La Sede Lab di Roma oggi è qui a Nepi, in provincia di Viterbo, al rifugio The Green Place, per contribuire materialmente al mantenimento degli animali qui ospitati, che sono tutti salvati da situazioni di pericolo, sono tutti stati salvati dall'industria lattiocarnea e da altre forme di sfruttamento. Abbiamo deciso di essere al Green Place per dare una mano ovviamente agli animali che sono qui ospitati, ma anche per invitare la cittadinanza a conoscere gli animali veri in carne ed ossa e il tipo di vita che essi possono vivere liberamente e allo stato naturale e in condizioni di libertà o di semilibertà.
Noi non abbiamo cambiato nulla nella nostra vita se non la nostra spesa. Non abbiamo cambiato neanche il nostro abbigliamento. A noi piace il country, ci piacciono gli stivali, che ora non sono più di pelle come prima che scoprissimo il come sono creati gli stivali di pelle. I nostri cappelli sono di cartoncino pressato. E l'unica cosa che è cambiata sono i nostri cuori. E quindi questo è un appello che facciamo a tutta la popolazione che ci ascolterà. Il nostro album racchiude, per chi vuole ascoltarlo più nel profondo, non solo musicalmente, racchiude tutto questo. Racchiude molti brani e molte storie di creature innocenti. Quindi DNA, Dreams and Alchemy, Anthropize, Vegan! Okay. È la prima volta che mi trovo qui, è un posto fantastico perché ci sono tantissimi animali che per la prima volta riescono a stare veramente a contatto con l'uomo e quindi è un posto, poi grazie a questa giornata meravigliosa, solare, è un posto secondo me magico perché si riesce a parlare tranquillamente con tante persone, si riesce a interagire con gli animali contemporaneamente e si sta benissimo. Ho una pagina che si chiama Cuccare e collaboro con Vegan Blog. Faccio delle video ricette vegane su Vegan Blog, molto divertenti, che ti insegnano praticamente a cucinare in modo semplice e addirittura sono ricette che si possono fare tranquillamente anche insieme ai propri bambini e quindi per questo vi invito a guardare delle ricette che si trovano appunto su Vegan Blog. Questo posto è veramente bello, si incontrano persone favolose con gli stessi ideali e stesse motivazioni. Io sono parrucchiere. La mia scelta mi ha portato comunque sia a convertire anche l'attività dove lavoravo, il posto di lavoro. E non potevo fare scelta migliore, questo lo devo dire. Lavoriamo con prodotti biologici e certificati a chilometri zero e soprattutto senza sofferenza, quindi non lavoriamo con prodotti che usano fare test su animali, e anche la nostra attività nel nostro settore, quello estetico, tra test su animali e inquinamento non se ne può più, è diventato insopportabile, diciamo. Quindi la mia attività, il mio salone sta in Piazza dei Giure Consulti 31 a Roma, mi raccomando, quindi go vegan, vegan ok!